Buongiorno, siamo collegati con Maddalena Gissi, che è la segretaria generale di CISL Scuola. CISL Scuola si trova in questo momento un po' nell'occhio del ciclone, Gissi. Voi avete firmato da soli un contratto, quello sulla mobilità, siete stati accusati dagli altri sindacati di aver fatto una cosa sbagliata. Anzi, qualcuno dice addirittura che non è neppure legittimo firmare un contratto da soli, qualcuno parla già anche di impugnare il contratto. Ecco, ma non entriamo in questa diatriba perché su questo già è stato scritto e detto molto, gli altri sindacati hanno detto, voi avete già anche replicato. Allora, facciamo soltanto il punto, una brevissima sintesi, ma intanto perché voi avete firmato? Cioè, quali sono state le ragioni che vi hanno indotto a firmare, pur sapendo o perlomeno immaginando che si sarebbe scatenata una polemica piuttosto virulenta? Quindi. Allora, una bella domanda che merita una risposta puntuale. Parto dal ringraziamento che faccio alla tecnica della scuola e a te, Reginaldo, per questa opportunità. Le ragioni di una firma vanno individuate nella definizione che abbiamo al nostro interno come organizzazione sindacale, la cura per le persone. Ci siamo preoccupati dei bisogni. Abbiamo inquadrato quali potevano essere le soluzioni per andare incontro a questi bisogni. Abbiamo verificato che lo spazio normativo e anche la soluzione giuridica non impattava contro gli interessi di altri soggetti, perché evitiamo di il nostro impegno in battaglie gli uni contro gli altri. Guardiamo sempre all'interesse generale. E in questo caso c'è un interesse generale che abbiamo salvaguardato, per cui abbiamo deciso di firmare anche da soli. Non pensavamo che altri non lo avrebbero fatto, perché le ragioni non ce ne sono. Quindi, anzi, ci siamo meravigliati che non ci fossero altre, diciamo, conferme al tavolo. Abbiamo anche visto in questi giorni ci sono dei sindacati un po' più aggressivi, così ostili, ma ci sono altri che stanno forse prendendo le distanze, o perlomeno non si stanno esponendo in modo molto, diciamo, articolato. Noi abbiamo valutato quali potevano essere le soluzioni, abbiamo garantito quindi la possibilità di fare domanda, abbiamo messo nelle condizioni coloro che a ieri non avrebbero potuto farlo. Ci siamo accertati della validità giuridica. Ci sono gli orientamenti pubblicati sulla pagina ARAN che danno ragione alla validità del contratto integrativo. L'amministrazione, facendo un atto unilaterale, avrebbe riprodotto nient'altro che quello che c'era l'anno scorso, che non ha chiaramente permesso a nessuno di fare domanda. Non abbiamo assolutamente leso l'interesse di alcune categorie, perché chiaramente è un contratto che ha riportato purtroppo le norme, e non poteva essere diversamente, è già successo l'anno scorso, e quindi per noi è stata una scelta di responsabilità. Ieri ce lo ha detto il presidente Mattarella. Qual è l'elemento fondamentale? La responsabilità è anche un recupero di una identità. Faccio la parte sindacale per rappresentare gli interessi delle persone, e questo ci ha messo nelle condizioni di scegliere la firma. C'è qualcuno anche in rete che vi accusa di essere un po' troppo morbidi, un po' troppo cedevoli, un po' troppo filogovernativi e poco contrastivi, come invece un sindacato dovrebbe essere. È così? Beh, se dovessi vedere i risultati, potrei dire che posso anche accettare tutti gli appellativi, che sono sicuramente ingenerosi e non corrispondono alla realtà. Però, portandomi a casa un risultato, potrei dire che i posti Covid sono arrivati grazie alla pressione che ha fatto la nostra organizzazione, sia
confederale con il ministro Franco e con il presidente Draghi, sia a livello, diciamo, ministeriale da parte nostra. Per cui, se devo coniugare i diversi fattori, abbiamo portato a casa un risultato per i posti Covid inaspettato, perché è inutile dire che c'era la volontà politica. La politica avrebbe dovuto aggiungere altri 100 milioni e non lo ha fatto. I 100 milioni che si sono individuati li ha messi il ministro Franco e li ha messi a seguito delle pressioni di natura confederale, uniche, da soli. E anche il risultato della mobilità è un risultato molto interessante, sempre nell'interesse delle persone. Non mi sento filogovernativo quando porto a casa un risultato per altri. Io non porto a casa il risultato per un nome o un cognome, come a volte si nota quando c'è la trattativa, quando si individuano piccole nicchie alle quali dover dare per forza una risposta. Allora si capisce che dietro quella piccola nicchia c'è un nome e un cognome. No, no. Senti, il contratto sulla mobilità è un contratto complicato, difficile, perché, come dire, si tratta di tenere in considerazione due diritti diversi, no? Cioè, da un lato il diritto allo studio degli studenti, degli alunni, dei ragazzi, delle ragazze, ma dall'altro si tratta anche di tenere nella giusta considerazione il diritto del personale della scuola di ricongiungersi alle proprie famiglie oppure di ritornare nel proprio luogo di origine per costruire la propria famiglia. Quindi è un contratto difficile, complicato, proprio per questo motivo. Quindi come avete fatto voi a tenere insieme questi due elementi? E soprattutto, pensate di esserci riusciti? Allora, innanzitutto ci abbiamo provato e avendo come punto di partenza zero, siamo arrivati almeno a più 5, non dico più 10, più 5. Abbiamo anche noi fatto un'analisi sulla necessità di non impattare le tante criticità che in alcune aree del paese si soffrono. La scarsa presenza di docenti in alcune aree del paese deve essere un elemento di discussione e di dibattito che io rivolgo alle figure più autorevoli, gli intellettuali, i rettori delle grandi università, quelle che affiancano il Premier Draghi in questo momento così complesso. Perché non avere personale docente pronto per insegnare è già questo un elemento che mette in discussione il diritto allo studio. Ricorrere alla chiamata di una messa a disposizione ogni giorno per tamponare le situazioni non fa bene. La continuità didattica salta non solo per un trasferimento, ma salta per tanti altri fattori legati proprio al ruolo docente. Quindi qualcuno che abbia la capacità di programmare e di guardare quali sono i bisogni della scuola. Dopo aver fatto questa riflessione, mi sento di dire quanto conviene a un'amministrazione mettere in gioco la stabilità di un personale che deve arrivare in una scuola e deve essere sereno, deve poter costruire una vita, un futuro, avere la certezza di potersi anche trasferire definitivamente in una sede oppure essere stabilizzato definitivamente in una sede. Quanto si potrebbe fare per rendere questa continuità didattica un'opportunità? Mi dicevo al ministro l'altro giorno, incentiviamola la continuità didattica. È un valore aggiunto. Non servono i vincoli, perché i vincoli, lì dove poi ci sono le condizioni, si aggirano. Se la persona non è nelle condizioni di fare questi 400 km giornalieri, 350, 300, perché spostarsi da un punto della Lombardia al punto estremo, o anche della Sicilia, voglio dire, anche in una regione del sud, fare questi spostamenti non aiuta la qualità della vita e non aiuta la qualità dell'insegnamento. Quindi una riflessione più ponderata, una valutazione di qual è la necessità per garantire questa continuità. Quindi, quando dico incentiviamo la permanenza di un supplente sapendo che ci sarà un percorso
per la stabilizzazione. Incentiviamo la presenza di un docente, sapendo che vivere in una realtà complessa, come può essere un istituto professionale di un'area periferica, una condizione anche di grande difficoltà, come può essere il solo insegnamento di sostegno, rimanerci per tanti anni può essere un elemento che va incentivato, dicevo, al ministro anche previdenzialmente. Certamente, come dire, tutelare gli insegnanti, il personale della scuola e dare a loro il giusto, sacrosanto e legittimo diritto di avvicinarsi, di riavvicinarsi alla propria famiglia è assolutamente doveroso e va bene. Però mi sembra che sia un pezzetto del problema, no? Perché non basta questo per dire che noi davvero tuteliamo la famiglia e facciamo delle politiche appunto di aiuto alle famiglie. Forse per fare politiche di aiuto alle famiglie, mi si permette il dire, ci vuole ben altro, insomma, non per fare del benaltrismo, ma proprio perché il problema mi sembra molto più ampio, molto più complesso. Non mi pare che negli ultimi anni ci siano state queste straordinarie politiche di sostegno alle famiglie. Forse davvero dobbiamo fare qualcosa di più, anche perché, non dimentichiamolo, stiamo iniziando, anzi stiamo attraversando una fase di decremento demografico come mai si era vista in precedenza. Quindi forse delle politiche di sostegno alle famiglie sono oramai assolutamente indispensabili, imprescindibili. Quindi va bene tutelare gli insegnanti che si devono ricongiungere alla famiglia, però dobbiamo fare altro. Penso che tu concordi su questo. Assolutamente sì, concordo. E ti dico anche, lo scorso anno, ti faccio proprio un esempio pratico che ti mette in evidenza come noi attraverso la contrattazione abbiamo anche ripreso questi temi, che devono essere però discussi a un livello ancora più ampio. Forse dovremmo avere una opportunità a livello confederale, visto che siamo come sindacati rappresentati ai massimi livelli nei rapporti anche con le politiche per la famiglia che il governo sta affrontando. Noi dovremmo chiederci quali sono gli elementi fondamentali. Lo scorso anno tutti coloro che avevano dei bambini al di sotto dei 3 anni, che la legge garantisce, hanno rischiato e hanno rischiato grosso. Questa forma ideologica oppressiva che portava anche coloro che sono stati assunti con i vincoli a non avere il diritto alle assegnazioni provvisorie. Sarebbero andati tutti dal giudice, avrebbero avuto tutti ragione perché la legge è ben chiara, ma per far comprendere e per avere questa risposta in positivo all'interno del documento delle assegnazioni provvisorie del contratto integrativo ci è voluta tanta pazienza e l'intuizione CISL Scuola di far cogliere questo aspetto. Al tavolo lo abbiamo proposto solo noi, poi ci siamo trovati tutti concordi, ma mi fa piacere, in quel contesto nessuno ha alzato la bandierina. Noi non siamo per la bandierina, però ti posso dire, immagina per un attimo cosa sarebbe successo se le mamme dei bambini di un'età inferiore di 3 anni non avessero avuto nemmeno diritto al ricongiungimento. E te ne aggiungo un'altra: i dirigenti scolastici, le donne dirigenti scolastici che non possono avere gli avvicinamenti perché è stato deciso capoticamente da una norma che ancora non riusciamo veramente a far modificare. Ecco, lì non riusciamo. Qual è il senso della composizione della famiglia? Ritornando sempre sull'argomento, una lettura territoriale del bisogno professionale, una valutazione di quelle che da parte di quei soggetti che devono promuovere queste professionalità, quindi insieme al saldatore ci vuole un insegnante, insieme all'operaio metallurgico ci vuole un professore di matematica. Qualcuno si dovrà porre prima o poi questo significato. Lo dico, Reginaldo, perché anche se c'è una transizione demografica che ci coinvolgerà direttamente, le classi con 10 bambini o con 20
fanno coperte, cioè non possiamo pensare che gli alunni, per quanto accorpi le classi, alla fine una classe anche da 15 non potrà essere da 35. Se poi qualcuno pensa che fra 10 anni basterà uno schermo e tutti seguiranno da casa lo schermo, beh, saranno responsabili di un tracollo di tipo sociale. Quindi si rifletta un po'. Qual è la necessità di questo paese? E ne possiamo trasferire solo docenti dal sud al nord? Oppure possiamo lasciare che tanti docenti con le abilitazioni, con professionalità conseguite sul campo, rimangano in attesa storicamente di una loro collocazione? Perché una famiglia la si forma quando si hanno l'età giuste anche per poter avere dei figli. Mi sento di dire, le nostre insegnanti rischiano di mettere su famiglia quando già non potranno più procreare. Non rischiamo questo, facciamo una riflessione un po' più consistente. Io, il tuo suggerimento mi sembra molto, molto puntuale e sarebbe anche giusto che appartenesse a un dibattito più generale. Bene, ringraziamo Lena Gissi per queste osservazioni, per la discussione che abbiamo fatto e al prossimo incontro. Grazie a voi, grazie.